Eccoci, benvenute, benvenute in un giorno, alla fine di un giorno importante, importante, importante. Oggi è ricordiamo l'Ilulà della Dvorsa Ken che ci ha lasciato il terreno di lavoro più fertile che si possa immaginare. E ultimamente sento proprio rivitalizzarsi, espandersi la consapevolezza dell'esigenza di studiare il libro del Tania e anche tutte le occasioni per farlo si moltiplicano, perché trovo stupendo tutto ciò. E dopo parleremo anche, vorrei raccontare un episodio che riguarda la dimora Zaccheri. Ciao Esther Mara. Iniziamo però prima dal nostro consueto yom yom. Ed eccolo. Ciao Ruth, come stai? Eh Baruch Hashem, felice di vederti. sì, questo è un orario. Aspetta che metto il video. Questo è un orario un po' difficile per me perché in genere alle 4 vado a prendere i bambini e oggi piove qui a Roma, Mi rendo diluvia, conto. e quindi è andata mia figlia. Mi rendo conto. Ok, allora cominciamo con l'Yom Yom, che proprio si riferisce a questo giorno particolare. Dice: questo è il giorno della dipartita della Dmor Zaken nel villaggio di Piena, all'uscita dello Shabbat di Parashat Shemot dell'anno 1813, ed egli è sepolto nella città di Aditz. Mio nonno, mi scrive, dice, Rav Shmuel, chiese al Tzemach Tzedek, che era il terzo rabbè di Chabad, e chiese cosa intendeva dire il nonno, riferendosi alla Dmor Zaken, con le vie della Hasidut e cosa con Hasidut. Il Tzemach Tzedek, rispose: le vie della Hasidut sono quelle per cui tutti i Hasidim devono essere come una famiglia, uniti con amore come insegna la Torah. E Hasidut è vitalità. Hasidut è portare vitalità e illuminare ogni cosa, anche quelle non buone. Bisogna conoscere i propri tratti negativi, così come essi sono, per poterli correggere. Vedremo quanto oggi troviamo di questo nelle cose che andremo a dire. Però ricordo uno dei principi fondamentali che la Dmor Zaken ci ha presentato, come patrimonio da assorbire e da realizzare dentro di noi, è il concetto di, ultimamente ne abbiamo parlato tanto, Moach Shalit HaLev. Com'è? Abbiamo tre bellissime compagne. Tiziana, Esther Mare, Mara e Iaella. Allora, uno dei concetti di base che ci insegna il Dmor Zaken è Moach Shalit HaLev. La nostra mente deve poter dominare sul cuore. Il cuore, le passioni del cuore non sono quelle che devono portarci, tipo collare cagnolino dove vogliono, ma ci deve essere un padrone di casa che indica per cosa bisogna emozionarsi, effettivamente. Oggi abbondantemente parleremo anche di questo. Però un altro tema che è stato di importanza fondamentale per la Dmor Zaken da difendere, non soltanto come concetto, ma proprio anche concretamente con la vita, è l'identità che l'ebreo deve mantenere in quanto ebreo. Se l'ebreo perde la sua identità dentro di sé come ebreo, non esiste più. Essere ebreo è la sua vita. Senza quello, togli un pesce dall'acqua, cosa te ne fai del pesce? E quindi quando nella storia della sua vita si è presentata il tentativo di Napoleone di allargare la sua guerra di conquista ha deciso di conquistare, di andare anche verso la Russia, si sono divise le fazioni anche presso gli ebrei e i rabbini per chi sostenere, in quanto sostenere la Russia vuol dire sostenere
un tipo di impero che rendeva la vita agli ebrei molto, molto difficile, proprio praticamente, economicamente, come qualità di vita. Mentre tutta l'ideologia portata in mano ancora anche a Napoleone era un'ideologia che avrebbe portato benessere economico e libertà all'ebreo, ma come si sa, il concetto di libertà, come inteso non per noi ebrei, vuol dire anche libertà da ogni giogo superiore. La libertà è fai un po' come ti pare, che rischia di vedere l'ebreo che si perde completamente. Per cui l'Admor Zaken non soltanto ha sostenuto in tutti i modi possibili con le parole, ma anche con i fatti. E a un certo punto, forse non tutti sanno, ha mandato un personaggio di rilievo che aveva molte doti, fra le quali conosceva molto bene molte lingue, una persona molto colta e che sapeva come districarsi nel mondo, e si è presentata, si è offerta nei suoi servizi all'esercito francese come interprete, e si è fatto talmente valere per le sue qualità, per le sue idee, è diventato a un certo punto un punto di riferimento, è salito anche di grado, eccetera. Per cui, dovendo essere in mezzo a molte delle decisioni nel suo compito anche di interprete e traduttore, è venuto a sapere una serie di piani segreti strategici che ogni volta riferiva agli russi. Così che Napoleone ha capito che c'era una talpa e un giorno ha deciso che bisognava beccare questa talpa. Per cui è arrivato lì e sapendo che l'unico che veniva un po' da fuori, che sapeva un po' meno dove veniva, era questo qui, dice adesso lo becco. Per cui cosa ha fatto? Ha messo tutto in fila, dopodiché è andato verso di lui e gli ha gridato: tu sei una spia, tu passi le informazioni, tu vedrai cosa, eccetera. E mentre gli diceva, gli urlava. Ma gli urlava proprio queste cose, gli ha messo una mano sul cuore per sentire la reazione. Questo qui, dopo tutti gli anni che aveva studiato, mi ha assicurato, vuol dire Moav Shalit Halev, ha trovato finalmente il momento più opportuno per applicare nella vita pratica quello che aveva imparato, e ha comandato al suo cuore di andare esattamente come andava prima, senza saltare da nessuna parte. E Napoleone ha dovuto dire: evidentemente non è lui. Quindi questo è soltanto un esempio. Di chi riesce a controllare, ma di chi riesce anche soprattutto a utilizzare nella propria vita gli insegnamenti. Cosa vuol dire? Che gli insegnamenti il Tanya che propone vuol dire cambiare la tua vita. Altrimenti non serve a niente. Per chi capisce abbastanza bene l'ebraico, me lo dica e me lo chieda, e casomai glielo mando il link personalmente. Ma l'altra sera ho assistito a un kennes, a un evento Zoom organizzato da questo personaggio che sta diventando sempre di più un centro di aggregazione e di vitalità e di stimolo, che si chiama Nadav Cohen, che dopo che è tornato da Tshuva ormai 20 anni fa, ma ha fatto un percorso tale per cui, studiando il Tanya, l'ha reso accessibile e l'ha diffuso talmente da creare intorno a sé una famiglia mondiale intorno al Tanya, ai concetti del Tanya e al vivere secondo il Tanya. E la comunità che si è creata intorno a lui ha veramente un tipo di vitalità, di interesse l'uno per l'altro e di atteggiamento l'uno verso l'altro che difficilmente si trova in altri ambienti. E ultimamente tira fuori una dopo l'altra una serie di occasioni, di stimoli, di incontri, sia dal vivo sia per Zoom,
E questo qui era stato proprio un anniversario di questa comunità e nel giorno vicino al giorno della Martha Ken, per cui ha organizzato con i migliori oratori, con i migliori rabbanim, personaggi veramente uno bravo dell'altro, uno Zoom che è durato quasi 4 ore, con più di 700 persone che hanno partecipato, più non so quante altre su YouTube. E ognuna di queste parti ha veramente. Dicete, beh, non ti accorgevi del tempo che passava, volevi soltanto ancora ancora. E proprio la domanda che si ripeteva continuamente, che era lo scopo di questo incontro, era come rendere quello che studiamo un patrimonio da utilizzare nella propria vita. Come l'esempio che faceva lui, che si era ritrovato un giorno a guidare in macchina verso non so dove con un amico e spiegava e ancora parlava, un amico che già studiava Tania, spiegava tutte le cose così importanti, i concetti della Vat Israel, di tutto quello che si studia, e quell'altro entusiasta, sì, certo. Dopodiché si sono ritrovati in un momento di traffico in cui quello davanti ha fatto una cosa non abbastanza lecita, e questo qui, da persona entusiasta del suo studio di Tania, è diventato un tipico israeliano aggressivo e ha cominciato a suonare, a insultare, a far di tutto. Ho detto, ma come? Studiamo questo e viviamo un'altra cosa. E questo è quello che continuamente ci succede. Studiamo, ci entusiasmiamo e all'atto dei fatti viene fuori lo stesso disco e che non riusciamo a cambiare disco. Per cui la domanda è come arrivare, che strumenti? E la risposta è sempre quella che ultimamente visitiamo e vediamo, ma dobbiamo ancora ripeterci e ripeterci, dove la partenza è ancora lo studio di cose nuove, perché senza lo studio di cose nuove non sappiamo di cosa stiamo parlando. Nello studio di cose nuove, la prima domanda deve diventare, quando voglio toccare le varie tematiche o problematiche, devo prima di tutto chiedermi chi sono io, chi sta parlando in questo momento, chi sta pensando in questo momento. Se io non tengo in conto dell'anatomia, della mia anima, delle figure che giocano, delle parti che giocano nella mia anima, ognuno ha un ruolo, parlo a vanvera. Quando io dico io, chi è questo io che parlo? Qui ricercare la nostra identità e capire chi è il vero io è indispensabile. E a quel punto tutto lo studio che facciamo, come abbiamo detto la scorsa volta, ogni parte di studio che ci rinnova il modo di vedere. Siamo abituati sempre in un modo, adesso di un tratto abbiamo dei concetti nuovi. Ogni volta che studiamo qualcosa dobbiamo anche essere in grado di vedere cosa di quella cosa posso prendere nella mia vita e ritrovarla, sentirla, esercitarla, incontrarla nella mia vita, altrimenti non serve a niente, resta lì. Per cui è continuamente questo ciclo che deve ripetersi e deve arrivare a un certo punto a penetrare i miei sentimenti, il mio modo di pensare, di sentire. Ora, per collegarci anche alla Parashah, noi siamo in una serie di Parashot dove siamo entrati nell'esilio e dobbiamo uscire da questo esilio. E sappiamo che l'esilio in cui siamo entrati è un esilio nel quale in qualche modo tuttora siamo, anche se Rebbe ci fa capire che l'essenziale dell'esilio che rimane oggi non è più tanto un mondo che si oppone alla nostra redenzione, ma è un esilio interiore, è come noi vediamo le cose, come noi siamo attaccati a un modo completamente sbagliato di interpretare noi stessi, gli altri e il mondo. Per cui il lavoro va fatto tutto in questa direzione e sappiamo perfettamente quanto in questa direzione a volte una situazione problematica che abbiamo davanti, che è in grado in genere di buttarci a terra completamente, di trovare depressi e paralizzati, nel momento in cui riusciamo a risvegliare
chi in noi deve prendere il comando, navigare e guardare e interpretare la realtà e collegarsi a Dio e alla Bitachon e a tutto quello che noi studiamo, a un certo punto vediamo che una persona può arrivare a, improvvisamente a una tranquillità interiore davanti alla stessa problematica davanti alla quale si trovava prima, dove nulla è cambiato di fatto, ma improvvisamente la persona non si sente più né sopraffatta né depressa, eccetera, eccetera. Però anche proprio nella storia dell'esilio dell'Egitto e di tutto quello successo, noi riceviamo tanti insegnamenti per noi oggi, come sempre, noi non leggiamo nella Torah racconti solo di cosa è successo, ma insegnamenti di cosa succede adesso e di cosa dobbiamo fare adesso. Per cui, un esempio, quando io dico bisogna farci la domanda: chi sono io, chi sta parlando ora, chi sta pensando ora, con chi io mi devo identificare, chi sono veramente io, la mia identità. Farò aveva capito molto bene come tenerci in esilio, cosa che facciamo anche noi, a noi stessi. Una parte di noi la fa al nostro vero io. E cosa faceva Farò? Farò. È anche interessante ricordarci come è cominciato l'esilio. Una volta ne avevamo raccontato questo. Non è cominciato improvvisamente dal far capovolgere la situazione di una famiglia che si era ingrandita più non posso in Israele, che era la famiglia di Jacob che era arrivata e che era ben voluta, ammirata, apprezzata. Yosef aveva salvato tutto il mondo. Dal far diventare da un giorno all'altro schiavi, cioè come si è potuto arrivare a questo? E si è potuto arrivare a questo quando un giorno, tra spesso racconti, Farò si è messo a spostare mattoni e sassi e pietroni e ebrei che sono passati di là, forse anche il problema era che sono passati di là, perché si sono occupati in altro, quindi attratti dalla vita dell'Egitto. Di per sé hanno detto: oh no, ma insomma, non è voto, non è onore del re. E anche noi, come ebrei, siamo tenuti a onorare anche un re goi, anche un re non ebreo. Quindi la reazione è stata: no, ma come dire, Sua Maestà, non perché fa questo, l'aiutiamo noi. E il barone dice: grazie, grazie, prego, grazie. E alla fine del lavoro dice: siete stati veramente fantastici. Domani arriva un altro carico. Sareste disposti anche domani a venire? E naturalmente vi pago il disturbo. E così di giorno in giorno la cosa è diventata un'abitudine finché alla fine non vi pago e alla fine fate quello che vi dico io. Come dire che l'entrare in esilio pare che sia sempre col nostro consenso e con la nostra ingenuità anche. Ma cosa ha spinto Parò a metterci in esilio, a metterci in schiavitù? E quale consiglio ha anche accettato fra i suoi consiglieri davanti a qualcosa che lui riteneva un grande pericolo? Cos'era per lui il grande pericolo? Questa massa di gente che era diventata talmente tanta che a un certo punto poteva diventare veramente un pericolo per lui, per il suo potere. Per cui, però uno dice, quando Mosè viene a dirgli, Hashem ci ha comandato di andare a servirlo per 3 giorni nel deserto, la reazione poteva essere, finalmente trovo il modo di liberarmi di tutti quanti, così che non costituiscono più un pericolo. Però che non era stupido per niente, anzi era intelligente e furbo, ha capito che il pericolo non sarebbe cambiato, anzi sarebbe aumentato lasciandoli andare, perché lasciandoli andare e trovandosi il popolo tutti assieme a fare una cerimonia che li legavano, avrebbero cominciato a sviluppare una consapevolezza di identità di popolo,
di appartenenza a un popolo con la particolarità che ognuno è ebreo e appartiene a una cosa sola, a un popolo. Solo quindi in questo modo il popolo ebraico sarebbe diventato per però veramente pericoloso, anche se fosse uscito da come era successo anche, cioè come succederà poi più là, come pericolo esterno, diventa una potenza, diventa qualcosa in quale però deve difendere. Per cui fra tutti i consigli che riceve, quello che considera il migliore è quello che si dice dividi et impera, cioè non permettere che si identifichino con alcuna identità loro che si uniscano, ma che ognuno si senta talmente oberato dal lavoro che gli metto addosso, che non abbia neanche il tempo di pensare chi è, com'è o quand'è. E questo li terrà divisi l'uno dall'altro. Il programma non gli è andato così bene, stavo facendo, perché dentro di noi c'è qualcosa di molto più forte che spinge comunque, e ogni tentativo di questo tipo nella storia non è andato molto bene, Baruch Hashem. Però in un qualche modo riesce sì a silenziare un po' questo grido, per cui riusciamo sì a trovarci in esilio, ma senza capire bene addirittura noi quale è il nostro esilio. Ci sono tanti che pensano, sono finalmente in Israele, non sono più in esilio, dico, ma quando mai? Cioè, a parte che finché materialmente il Tempio non è qui, Moshiach non è qui, sono in esilio, ma finché la mia anima è in esilio, finché HaKadosh Baruch Hu è in esilio, HaKadosh Hu è venuto con noi in esilio, ci accompagna, è con noi in ogni passo dell'esilio. Perché quando noi liberiamo noi stessi, liberiamo anche HaKadosh Baruch Hu. Finché questo non succede, la nostra anima non si rivela per quello che è. Questo è esilio, finché noi non siamo nel nostro vero posto e non riveliamo chi siamo veramente. Questo è esilio. Questo è il nostro esilio. Però i parò dei nemici esteriori, ma anche il nostro nemico interiore, ci cerca di tenerci esattamente in questa condizione di vide impera. Quindi ogni ebreo per conto suo, che si senta prima italiano e poi ebreo, prima americano e poi ebreo, che si senta prima animale, ego, come realtà di fatto, e poi anima divina forse in teoria, lo studiamo, l'abbiamo sentito, ma che ne so, io mica la sento, mica, sarà, me l'hanno detto, ci credo anche, ma non è la mia realtà, la mia realtà è quello che sento, quello che vedo, e questo è esilio il più profondo. Credere all'opposto della verità che è la verità, mentre la verità resta nascosta e viene pensata come una favola. Quindi, ancora una volta, per uscire da tutto questo, la strada è ancora questa, il lavoro più grande e di base è studiare, portare la comprensione di ciò che studiamo nell'esperienza reale della nostra vita, convincendoci sempre di più della nostra realtà vera e identificandoci con chi siamo noi veramente, un'anima divina, cioè quello che Farò voleva fare, farci dimenticare chi siamo, non farci arrivare a cogliere chi siamo, noi dobbiamo risvegliarlo continuamente. Posso dire una cosa? Cioè, Certo. mi sembra proprio la stessa identica situazione di quando è salito il nazismo al potere in Germania. Cioè, gli ebrei stanno crescendo troppo economicamente, stanno diventando troppo importanti. Cioè, è veramente, cioè, però Hitler, tanto Yetzer Hara è per Yetzer Hara. E comunque è stata questa, cioè, nella nostra storia. È così, si ripete questa situazione, non è nuova, non è dai tempi dei però. Sì, È no, così. ripeto, il nemico c'è sempre fuori, ma il nemico fuori rispecchia, col quale magari non possiamo fare niente, rispecchia il nemico dentro sul quale possiamo fare. Quando noi vinciamo il nemico dentro, sparisce anche il nemico fuori. E proprio in Germania, nel caso che tu citi, il problema non è stato tanto Hitler, il problema è stato il grande desiderio degli ebrei culturati di non Emancipazione. sentirsi ebrei, di sentirsi come tutti gli altri, di assimilarsi.
Questa è stata Sì, la loro tanto, tanto è aspirazione. vero che loro non potevano credere che stava succedendo una cosa del genere. Dice, Certo, non è possibile. Situazione simile in Italia. Dice, ma come abbiamo combattuto la prima guerra mondiale, abbiamo fatto, e adesso noi, è così, sì, purtroppo è esatto. così. Per cui quando riconosciamo il nemico, ma lo riconosciamo dentro di noi, almeno possiamo sapere cosa fare. Se invece ci lamentiamo soltanto di tutti i nemici che troviamo fuori di noi, possiamo anche lamentarci, ma lì non possiamo agire. E i nemici fuori No. di noi sono un riflesso di quello che succede dentro di noi. Questo deve essere chiaro. Yeah, grazie, Toda. Besimcha. Ora, quindi, e quando noi riusciamo a progredire nel recuperare veramente la nostra identificazione con la nostra identità. Quindi a sentirci, a cominciare a credere alla nostra anima divina, che è una realtà e non una cosa astratta, e sempre di più a identificarci che quella sono io, non qualcos'altro, non l'ego, quella sono io. A quel punto anche il nostro pensiero, le emozioni, il nostro comportamento cominceranno a venire fuori da questa parte, quindi si adegueranno, quindi saranno completamente diversi, del tutto positivi. Però questo si tratta di un percorso fatto di passi, anche piccoli, ma costanti e nella giusta direzione. Direzione che per restare giusta, ci richiede da noi una vigilanza costante, perché ci addormentiamo anche spesso e volentieri. E ogni passo dovrà essere fatto tramite il nostro lavoro di capire e collegare la nostra vita. Capire e collegare la nostra vita. Io non so quanto ripeterò questa cosa finché in qualche modo entra. Dopo ricordatemi qualcosa che voglio dire sulla forza di prendere una decisione. Qualcuno si prenda il compito di ricordarlo. Ora, la parasha nostra, Vaera, inizia a parlare, a raccontare delle piaghe. E noi sappiamo che le piaghe Hashem non le ha mandate solo per Farò, oltretutto veniamo a capire che alcune piaghe non sono state neanche, le prime non sono state neanche mandate solo agli egiziani, ma ci sono state anche altre, anche degli ebrei che hanno ricevuto, però questa parentesi a parte. Comunque il significato delle piaghe non è soltanto di costringere Farò a farci uscire, e non è neanche soltanto, e questo è ancora più importante però, di far capire però chi è il padrone del mondo, e di far capire anche a noi chi è il padrone del mondo, ma ognuna di esse ha anche un insegnamento particolare per noi di come comportarci, di cosa imparare per fare il nostro percorso in modo attivo e produttivo. E poi vedremo due di queste oggi, ma vediamo prima in generale un po' il nostro lavoro, anche il nostro lavoro, il nostro servizio divino, è basato spesso più sul concetto di surmerà, allontanati dal male, non tanto in quanto siamo occupati tutto il tempo a cercare di non fare le cose che non vanno fatte invece che occuparci di fare quelle che vanno fatte, non tanto in questo senso, ma perché anche quando siamo occupati a fare le nostre mitzvot, le cose che dobbiamo fare, ce ne occupiamo come cose che appunto dobbiamo fare, perché le dobbiamo fare per evitare di arrivare a non fare quello che capiamo che dobbiamo fare. Cioè è un altro modo per evitare, per arrivare a surmerà, a non trovarci nella situazione in cui poi cadiamo, che è un po' diverso dal fare le cose perché le vogliamo anche fare. Quindi in questa vena, in pratica, spesso il nostro servizio divino diventa molto più tecnico e un po' con il sapore, non dico tutti e sempre, però in generale molto. Il sapore di voler spuntare una V dalla lista dei nostri compiti come ebrei. Oggi questo l'ho fatto, questo l'ho fatto, questo l'ho fatto. Uscito d'obbligo. E quindi, pur compiendo i nostri doveri verso gli altri e verso Dio e verso noi stessi, manca in ciò la consapevolezza dell'importanza e della bellezza di tutto ciò che facciamo in ogni momento.
non siamo consapevoli. Quando io faccio una mitzvah, non siamo consapevoli che in quel momento stiamo facendo una cosa grande, che ha un impatto, che ha un effetto, che ci collega da c'è. Tutto quello che c'è dentro, quello che stiamo facendo, non è sentito da noi, ma è sentito come è giusto, Dio ci ha comandato, dobbiamo farlo, mettiamo una V, l'abbiamo fatto. E non è che allora bisogna sfuggire dal fare anche tecnicamente le cose, perché caso ce l'ho. Non ci fosse neanche quello, siamo molto più nei guai. E infatti sviluppare comunque buone abitudini e seguirle è positivo, è importante, ma non basta. Dio vuole il nostro cuore. Questa è una delle frasi da scriverci e attaccare sul frigorifero. E la nostra sfida, e ciò che il Tanya ci trasmette, e qui ci colleghiamo al Yom Yom che abbiamo letto, riempi di vitalità, luce, entusiasmo tutti i passi della tua vita. Poiché solo allora si potranno chiamare passi che ti portano a una meta. Fin qui va bene. Quando invece il nostro servizio diventa più che altro tecnico, volto allo scopo di uscire d'obbligo, poiché questo è il nostro dovere, poiché è giusto, poiché Dio ce l'ha comandato. Oggi la mia collaboratrice preziosa non si è fatta sentire, spero stia bene. In genere lei mi aiutava a far entrare le persone, quindi non tanto mi manca lei in quanto persona carissima, ma anche in quanto aiuto. Sono Ok, uscita adesso dal tempio. carissima, benvenuta. Ok, allora continuiamo. Quando il nostro modo di vivere ogni giorno, facendo i nostri precetti, le cose che dobbiamo fare, il nostro brismo, è questo modo più freddo e tecnico, succede anche che gli ostacoli che ci si parano davanti vengono vissuti solo come ostacoli, con disappunto, cioè cose che ci fanno perdere tempo, tempo che avremmo potuto dedicare a cose molto più piacevoli, come cose che il nostro io, anche chiamato ego, apprezza molto di più e con più entusiasmo. E quegli stessi ostacoli, quando ci fanno cadere ancora una volta, perché vediamo che una cosa che dovremmo fare non riusciamo a farla, qual è il risultato? Ci fanno perdere fiducia in noi stessi, eccetera, eccetera. Questo è un modo abbastanza abituale in cui cadiamo nel nostro servizio quotidiano, nel nostro essere ebrei in modo quotidiano. Cosa che, cioè, in questo modo ci sono anche, ripeto, cose positive. Essere abituati e mantenere delle sane abitudini, in ebraico ergel è collegato al termine regel, piede, gamba, vuol dire camminare, vuol dire avanzare, comunque è una base che ci deve essere, non puoi farne senza. Ma quando è solo così, ti porta all'automatismo, ti porta a delle cose fredde che non sono quello che Hashem si aspetta da noi. E alla fine non sono neanche quello che noi ci aspettiamo da loro. Quando invece ci basiamo sulla conoscenza profonda dell'anatomia della nostra anima, non si può vivere senza il Tanya, siamo confusi, ci sbagliamo senza la conoscenza di come è fatta dentro la nostra anima. Non c'è cosa fare. Se pensiamo che c'è dentro di noi un'anima che ha un istinto che ci porta di qua e un altro che ci porta di là e ci sentiamo molto schizofrenici, non capiamo cosa ci succede. Siamo veramente malati e dobbiamo prendere pillole. Se capiamo che abbiamo dentro due entità completamente diverse, anche antagoniste, che dobbiamo far funzionare, capire come far funzionare, è completamente diverso il nostro approccio, il nostro tipo di lavoro. Quindi diventiamo consapevoli delle parti in gioco. A quel punto, ogni difficoltà che incontriamo, adesso non vi mettete a ridere, viene accolta con entusiasmo, ogni difficoltà. Perché? Poiché proprio lì si nasconde un'occasione per noi di esprimere e dimostrare la nostra forza, quella vera, la possibilità continua che ci è data di vincere sul tentativo dell'anima animale di prendere il potere su di noi per riaffermare e sentire chi è il vero padrone di casa, la nostra parte divina, il nostro vero io. Sono occasioni senza le quali
La mia anima divina è, resta chiusa, addormentata e noi non ci rendiamo conto e pensiamo di essere solo il nostro ego. Per cui le difficoltà devo ringraziarle, non soltanto perché sono una sveglia, ma perché veramente mi permettono di tirare fuori forze che io non immaginavo in assoluto di avere. E a quel punto anche di identificarmi con quelle forze, di capire che quello sono io. E quando lo capisco, che sensazione avrò? Yes, che bello! Piacere di incontrarti, ognuno dica a se stesso. E, per cui anche tu, la Chassidut, se vai a leggere il libro del Tanya, dico, credo che tra le parole che più tornano è la parola Oneg, piacere. Per cui all'incontrario di altri metodi che sono serviti in passato, perché Rebbe adesso dice che non sono adatti più alla nostra generazione, come è stato il Mussar, dove la tendenza è di flagellarsi con tutte le critiche verso le cose negative, o come un tempo passavano dai Beta Knesset i predicatori che minacciavano tutti i castighi che si potevano ricevere, le cose cattive che si facevano, i premi che si ricevevano. Tutto questo non è più attuale, perché attuale oggi è solamente aiutare a rivelare la parte buona, e le difficoltà sono quelle che ti aiutano a rivelarla. È uno degli insegnamenti è che quando ti trovi davanti non vorresti che ti sale in mente un pensiero che non è quello giusto, o una tentazione che non è quella giusta, e la tendenza è a sentirti abbattuto per questo, lì in quel momento puoi tirare fuori un momento di grande gioia, perché hai l'occasione di fare qualcosa che ha lo stesso valore di un precetto, ed è quello di respingere, di allontanare, ha lo stesso valore come se tu stessi facendo un precetto positivo. Per cui sono veramente delle occasioni, ma solo vivendo con una diversa consapevolezza, che va acquisita però questa consapevolezza, va praticata, allora le cose cominciano veramente a cambiare. Senza questa consapevolezza, le nostre sconfitte ci abbattono, poiché partiamo dall'idea, sentite bene, questo riguarda ognuno di noi, credo, non noi siamo esenti. Noi partiamo dall'idea di dover poter essere dei tzadikim, come dato di fatto, e quindi è disappunto perché non sono riuscita in questo o in quello. Ma il Tanya ci rivela che un tale atteggiamento è basato sull'ignoranza delle parti in gioco dentro di noi, e che quando mi sento abbattuto perché cosa ho fatto, uno pensa che bravo questo che è abbattuto, invece ti viene a dire no, stai peccando di presunzione, per chi ti pensi di essere? Pensi di essere uno tzaddik? E il Tanya ti viene a dire Ale vai Beinoni, magari che tu fossi Beinoni. E il nostro compito è affrontare ad ogni momento le prove che ci si presentano e vedere in ognuna di esse l'opportunità di vincere. Dentro di noi c'è una forza naturale, che è quella di Netzach, Nitzachon, che è sana, che è buona, perché noi dobbiamo rivelare sì la possibilità divina di vincere sul male, molto semplicemente. Quindi di vincere, di fare un passo avanti, di far emergere e prevalere la parte vera di noi. Adesso entriamo un attimino in qualcosa che la Parashah ci dà come strumenti. Abbiamo detto che parla delle piaghe. E fra queste prendiamo quella del sangue, Dam, e quella delle rane. Allora, noi sappiamo che l'acqua è freddezza, l'acqua fredda, perché non la scaldi, l'acqua è fredda. E il sangue invece è calore, è vita, il sangue scorre, crea calore, vita. Quando Hashem trasforma l'acqua in sangue, ci dice guardati dalla freddezza che può accompagnare il tuo servizio divino. Ci dice di introdurre vita, calore,
calore e entusiasmo in quello che facciamo. Quello che è proprio la definizione è Hasidut. In tutto quello che viviamo, introdurre la nostra presenza attiva, consapevole, vitalità, entusiasmo, calore. Niente più robot, niente più di automatico. Anche se nel nostro automatico noi potremmo anche fare tutte le mitzvot alla perfezione, ma non è quello che Dio chiede. Quando però il calore, l'entusiasmo vengono non dal nostro servizio divino attivo e consapevole, io introduco questo entusiasmo con la mia consapevolezza, ma viene il calore, viene invece dall'altra parte, dall'impetuosità dei desideri della nostra anima animale, a quel punto la Torah ti dice di usare uno strumento diverso. E arrivano le rane. Le rane emergono dall'acqua, si identificano con l'acqua, con la freddezza, e anche le rane di per sé sono fredde. O pensate che le rane, quando entrarono nei forni, erano capaci di raffreddare loro il forno e non riscaldarsi, mettevano intorno a loro questa freddezza. Quindi, come noi dobbiamo sapere quando e dove introdurre calore e vitalità, entusiasmo, così dobbiamo anche sapere dove fare un'opera di raffreddamento. Dobbiamo capire come staccarci dalla presa dei desideri immediati dell'anima animale, cioè non solo quando studiamo e capiamo, ma al momento, sul campo, quando ci attacca, cosa fare in quel momento, sia che si tratti del mondo del nostro pensiero, quindi del desiderio di soffermarci su pensieri negativi o non leciti. Abbiamo detto, Tania ti spiega che non c'è niente di male o anormale nel fatto che salga un pensiero, un'idea non buona, non lecita, non buona. Dove comincia veramente il tuo peccato? È quando tu le fai un'accoglienza, spalanchi il portone, cioè, vieni, vieni e cominci proprio a lavorarci sopra, a ingrandirla, a costruire un palazzo. E ti ritrovi invece di essere occupato nella tua vita a costruire cose buone, a seguire, a fare delle costruzioni in cui arrivi a avrei potuto dire quello e quest'altro, e le peggio cose dove si risvegliano le peggio emozioni. E sia si tratti invece dei sentimenti, passione o odio o rabbia che ci prendono per qualcosa o per qualcuno, sia che si tratti della tentazione di parlare male, di fare maldicenza o di ascoltarla anche solo, sia che si tratti della facilità con cui cadiamo in comportamenti negativi e distruttivi. Tutti questi, anche e ancora altri casi, se sei un po' vigile sul lavoro al momento, vanno riconosciuti immediatamente da noi come momenti sui quali è necessario buttare una bella secchiata di acqua fredda, respingendo con decisione, come il Tania dice, con due mani, perché spesso uno dice sì con una mano, ma con l'altra gli faccio segno, vieni, vieni, con due mani, e respingendo con decisione questa incursione. Ora, arrivando un po' alla conclusione, quando in genere si cita il lavoro del Sur Merah Ve'aseh Tov, allontanati dal male e fai il bene, si cita in quest'ordine, allontanati prima dal male, in modo che una volta che il male non ha più Il naso più grande però. grande presa, a quel punto sei libero anche di fare il bene. Com'è che l'avevo messa qui? Ma nella parasha, quindi sembrerebbe che come compito noi dovremmo prima raffreddare l'anima animale, le passioni e tutto quello che ci tira da una parte o dall'altra, per poi permettere all'anima divina di esprimersi con vitalità, con calore. Ma nella parasha cosa troviamo noi? Prima rana o prima sangue? Prima sangue. Com'è che si inverte qua l'ordine delle cose? Quindi sembrerebbe che prima si introduce vitalità e calore e poi le rane.
per raffreddare i bollenti spiriti. Come mai? Un insegnamento che deriva da qui è non occuparti del male, del buio, sii piuttosto occupato a portare luce. Questo è un concetto che già noi conosciamo. Ma qui c'è qualcosa in più che il Rebbe ci mostra, ed è una cosa che a me mi ha entusiasmato molto. Si racconta un giorno un Rav importante che aveva fondato molte yeshivot, un personaggio di rilievo, è andato ed è stato ricevuto dal Rebbe. E subito come è entrato, questo Rav ha chiesto al Rebbe perché quando Chabad è impegnato a avvicinare persone che ancora non osservano, lontane, non osservano, e parte con i tefillin, tutti i banchetti per mettere i tefillin. Perché questo Rav sembra strana la cosa, non era tanto uno di quelli che diceva, perché c'erano anche allora. Miracolosamente siamo tornati, sembra un miracolo. Ok, grazie, spero che non mi capiti più. Si sente, si sente. Ok, allora siamo nella assoluto disbrigo perché non ci colga più di sorpresa. Ok, allora il Rav, che non era uno di quelli che a quei tempi all'inizio della Mifta dei Tefillin, della campagna dei Tefillin che il Rebbe proponeva, sono stati anche quelli che si sono andati contro dicendo che un ebreo non deve mischiarsi, deve avere a che fare con persone così lontane che non fanno né Tirati Adai al mattino, che sono sporche praticamente, impure, per cui che avvicinarsi a queste persone vuol dire che ti sporchi anche tu. Quindi bisogna stare lontano. Questo Rav non era di quel tipo lì, era interessato anche lui ad avvicinare, però non capiva la logica di perché iniziare dai tefillin, perché proporre una cosa così sacra, incomprensibile, elevata a chi è pieno di peccati. Cioè, la sua idea era perché non farlo avvicinare prima, poco a poco, piano piano, partendo dalle cose di base, cominciare a mangiare kasher, lo Shabbat, le cose più importanti e così via. L'esempio che ha portato il Rav stesso è stato come, per esempio, se incontriamo un uomo senza vestiti, non è che come prima cosa gli fai indossare la cravatta e poi il resto, non fai trovare lì nudo con la cravatta, ma prima cerchi di vestirlo e poi alla fine gli dai anche la cravatta. Senti un po' cosa, come dire, la cosa normale prima che inizi con surmerà, con liberarsi dal male. E poi puoi anche andare avanti. Senti un attimo la risposta del Rebbe, che per me è stupendo. Dice, un ebreo che non osserva lo Shabbat, non mangia non kasher, taref, eccetera, eccetera, è come un uomo che è nudo, ma non si accorge di essere nudo. Non è che quando uno non osserva tutti i precetti, pensa di avere qualcosa che non va, che gli manca qualcosa, pensa di andare benissimo e vive normalmente la sua vita. Quindi quando uno è nudo di tutti i precetti, mettigli una cravatta e allora si accorgerà di essere nudo. Perché quando uno è nudo e ha la cravatta, a quel punto si accorge di non avere i vestiti. Se gli proponi tutto il resto, non capirà di cosa parli, poiché non sente che gli manca qualcosa. Se cominci con i tefillin, lo colleghi, lo elevi, lo santifichi, risvegli la sua anima, che allora sentirà che ha bisogno di qualcosa, che il modo di condurre la sua vita non va bene, che deve adeguare il modo di condurre la sua vita alla sua cravatta. Quindi che non è adatto alla sua condizione vivere come vive e desidererà a quel punto vestirsi di tutti i precetti. Per cui questa risposta del Rebbe, secondo me, è veramente eccezionale, bellissima. Quindi, per concludere, ogni giorno un altro passo, ogni giorno un'altra piccola vittoria nel campo di battaglia che Dio ci offre per elevarci e rivelare le nostre forze più vere e più profonde. Questo è il cammino. Non esiste in questo cammino, ah, superato una prova, ho vinto definitivamente, ora mi riposo. Perché la battaglia è continua, ma non solo. Le prove diventano sempre più difficili. Uno si lamenta e dice, ma quando ho cominciato? Anche perché avevo più entusiasmo, ma le prove erano più facili. Ma è logico, quando tu giochi i giochini ai computer, quando passi i livelli e riesci, il livello diventa più difficile, quindi più tu vuol dire che se la prova è più difficile, tu sei cresciuto, devi capire anche questo, che ti può un attimo consolare. Quindi il positivo
di tutto ciò è la gioia che ci può accompagnare in questo processo, ogni momento che esso rivela ancora una parte di noi stessi e ci fa sentire più vicino a noi stessi, a Dio, con sentimenti di amore per noi stessi, per gli altri e per Dio. A quel punto, quando si riesce a trovare momenti, non dico tutta la giornata, ma momenti di questo tipo, è un tipo di piacere che dopo si vuole riprovare ancora e si vuole cercare ancora. Ora, mi sono ricordata quello che dovevi ricordare. Ok, che un pochettino si riferisce anche al nostro stupendo gruppo della Vatisrael e comunque al nostro lavoro quotidiano. C'è qualcosa che Rebbe sempre ci ha fatto capire, l'importanza di prendere su di noi una decisione come fatto serio e irrevocabile. È un atteggiamento, è un momento che quando uno lo fa, non deve essere come i momenti naturali, normali e automatici della nostra vita. È un momento molto diverso. È un momento ragionato, perché devi sapere che quando prendi quella decisione non puoi sgarrare. Lo decidi tu, ma non puoi sgarrare. E prendi, a quel punto devi anche capire che decisione prendere. Se prendi una decisione, sai che non arriverai mai a tenere, è un gioco che fai a te stesso che non vale. Se prendi invece una cosa troppo facile, è una cosa che non ti porta avanti, per cui devi sapere calibrare che cosa inserire nella tua vita in quel momento, magari per un periodo, per un momento anche limitato nel tempo, ma che una volta che l'hai presa, devi essere serio in quel momento a prenderla, non puoi sgarrare. Non diventa come un patto di sangue, da lì non puoi. Quando c'è stato questo Kenes del Tania, di quasi 4 ore, io ancora non lo consiglio, chi se la sente. Poi sono interventi diversi, per cui uno può sentirsi uno o l'altro. Cioè. Alla fine ci sono state c'è stata una lotteria che è stata fatta, dove il biglietto, praticamente come nel Tittivaduyot che abbiamo fatto in passato, lo si paga con una buona decisione che uno prende. E in questo caso i premi erano anche premi molto ambiti, cioè premi per noi belli, perché uno era la partecipazione gratuita a un nuovo corso che adesso lui fa sul proprio come attinente al come attuare il Tanya, cioè una serie di cose. E poi in febbraio, no, verso Purim, credo, dovrebbe essere un grande evento. Non per Zoom, di donne, se vengo a sapere come, quando, dove, lo dico, dove ci si canterà, sarà una cosa di sintra, qualcosa di. Non lo so, non credo, purtroppo, ma se è come la cosa dove sono andata l'ultima volta, io non dico vale la pena, è una bella. No, 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 l'ultima volta era la risurrezione. Sono andata e mi ha dato tantissimo, cioè sono finita di là, che mi sentivo un'altra persona. E poi è entrato qualcuno che ha detto ho una moneta. È qualcuno che si occupa dei mikve, di far costruire il mikve anche nei posti dove non si sognano dire. E quando deve tirare su soldi per questo, ha delle monete, per quelle che il Rebbe ha distribuito, monete. Quando si riceve una di queste, c'è chi si fa una collana ed è molto bella, senti addosso una cosa che il Rebbe ha preso, usato, toccato e ha dato. È una cosa molto bella. Cioè, mi piacerebbe, devo dire la verità. Comunque, questo qui ha avuto l'intelligenza di dire: questa io la metto in palio nella lotteria solo se arrivate a almeno 400 buone decisioni. Le hanno superate, ti dico. E ti dico, prendere una buona decisione in quel caso è una cosa vera, non Stan che dice poi te ne freghi, non la fai. Io ero combattuta, perché dico, è un periodo in cui vedo che poco ce la faccio, eccetera, eccetera. E ho detto, ma dai, cioè, anche la testa non mi si concentrava, cosa posso? A un certo punto, anche fra le cose che avevo sentito durante questa lezione, ce n'è stata una che mi ha colpito, perché spesso anch'io cado nel purtroppo nutrirmi non delle cose che veramente mi nutrono spiritualmente, ma di altre cose.
Mentre una delle cose che nutrono tantissimo spiritualmente sono i nigunim, sono le melodie hassidiche. Parlo proprio di melodie hassidiche in quanto quando un rebbe, quando uno tzaddik, quando una persona molto elevata compone una melodia, te la passa, ti passa il contenuto spirituale che ti vuol far arrivare, per cui ricevi una lezione che il cuore riceve. Per cui sono cose che ti portano in un altro mondo, ti fanno scoprire il tuo mondo. E vi ho detto, quando io in fondo normalmente mi metto e ascolto dei nigunim, perché ho detto, la mia decisione è che ogni giorno almeno un nigunim me lo ascolto. Punto. Decisione. Ieri fatta, stasera arrivo al punto che dico, sì, ho rimandato, mannaggia. Qual è l'occasione? Ho sentito, non posso rinunciare. Ho un percorso da casa a qui, giusto il tempo di sentirmi il nigun prima che cala la notte. Cioè, col piacere che ho fatto, anche col piacere di sentirlo. Poi è stata anche molto buffa perché l'altra volta sono arrivata in ritardo perché c'era avendo un traffico assolutamente insolito. Però l'altra volta ultimamente sto facendo un modo un po' diverso di scrivere, buttare giù i miei appunti per le lezioni. E a parte che li scrivo, ma li scrivo anche in modo che non è che semplicemente ascolto, prendo, eccetera, ma questo qui è stato proprio un ascoltare prima, un assorbire e poi un buttare fuori da me. Una delle cose che è stato detto in questo Kenes è quando è il momento in cui tu senti che un concetto diventa tuo, quando riesci a riferirlo a un altro con le parole tue, con le tue parole. Allora vuol dire che l'hai capito, l'hai fatto tu, allora riesci a ripetere. Ed è una cosa super vera. Per cui adesso stavo un po' cominciando questa nuova possibilità, dove dopo mi entusiasmo anche, comincio a scrivere cose, dico, wow, sto scrivendo io. Cioè, concetti che sento, che studio, ma non sono più ripetizioni solamente di quello che sento. Quindi l'altra volta, nel voler mettere tante cose, non ero riuscita però a mettere una serie di cose che avevo sentito che volevo introdurre, per cui tutto il traffico mi ha permesso di finire di risentire per la terza volta quella lezione e di assorbire un po' quelle ultime parti. Oggi dovevo soltanto sentire uno o due nugolini, per cui il traffico era scorrevole e sono arrivata in tempo. Per cui vedi che quando sei impegnato nella strada giusta, Dio ti spiana tutte le strade, le organizza, ti fa chiude il traffico quando ne hai bisogno, te lo apre quando hai bisogno. È una cosa veramente incredibile. Il mondo non esiste, non si oppone a niente. Siamo solo noi dentro di noi che ci opponiamo e ci facciamo uno sgambetto da soli, nella nostra folle intelligenza. Per cui, questo è un invito anche per dare una spinta nella direzione. Abbiamo detto prima che dobbiamo sì fare un passo dopo l'altro, ma controllare che lo facciamo nella direzione giusta. Perché quando noi facciamo tanti passi, ma scopriamo che abbiamo deviato di un po' e arriviamo invece che a Roma, arriviamo a Tombuctù, non è stato molto rabbanito. Saluto anche a te. Non è stato molto utile. Perché da una parte controllare la direzione passo passo, ma essere seri nella decisione. Perché questo gruppo, soprattutto dell'Avat Israel, che è un gruppo che deve diventare pratico, dove uno mette in pratica quello che studia, dopodiché ci devono essere anche momenti di approfondimento dello studio, e quelli devono esserci, ma in questo gruppo bisogna arrivare poi alla pratica, al come viverli nella pratica. E per questo servono, anche io lo dico anche a me stessa, quando io prendo una decisione per un mese, io ogni giorno, piove o non piove, cerco l'occasione per dire, per esprimere a parole qualcosa di buono a un'altra persona, non faccio arrivare la sera, la notte prima che ho fatto questo, ma lo tiro fuori, trovo l'occasione. E questo deve essere quello che un po' ci unisce in questo sforzo, e riuscirci vuol dire fare questa azione di prendere su di noi una decisione seria, chiuderci in un patto con noi stessi, per un periodo limitato, non per tutta la vita. Quando poi ci prendiamo gusto, probabilmente continueremo anche tutta la vita a parlare bene. Ma intanto diventa un lavoro consapevole e attivo che noi cerchiamo di fare. E questo è quello che propongo, che per chi lo vuole accettare, di modo che si riempia sempre di più la
gruppo WhatsApp di esperienze, di esperienza di aver tirato fuori, espresso l'Avat Israel con le nostre parole. E poi penso che passeremo anche più in là ad altre fasi in cui ci eserciteremo, cosa che sarà divertente, a pensare bene degli altri e a pensare bene in ogni cosa. Bezrat Hashem. A questo punto chiudo la lezione ufficiale, la registrazione. Prima dedichiamo lo shiur giustamente a Refuah Shlemah di Miriam Bazzara, Rachel Bazzara, Betov Kol Yisrael, e ripeti Adas bat ibit. Adat Bat Idit, e poi ripetiamo anche i nomi. Se qualcuno se li ricorda, se no me lo devo andare a cercare. Letizia, qualcuno se li ricorda? È che si scrive così tanto nei gruppi che poi andare a ritrovare le cose non è sempre semplice. Però adesso troviamo e approfittiamo del momento perché anche altri dicano amen. Sembrano anni di scritture. Ecco qua. Allora, per Costanza Batrosa, non Letizia, Costanza Batrosa, Levanah Hana Bat Dvora e Aleli Bat Shirel Hana. Amen. Ok. Una bracha anche per un signore che adesso sta in mezzo all'operazione. Si chiama Moshe Ben Rachel, Rafua Shlema. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ok, saluto a tutti quanti.